Il bilancio di Forza Italia è in condizioni drammatiche. Silvio Berlusconi non potrà più coprire per legge il rosso, profondo rosso, che si vede da quei numeri. Allora abbiamo provato ad andare a fare la raccolta fondi, chiedendo la carità per Forza Italia ai deputati e senatori eletti. Non abbiamo ricavato nemmeno un cent. Chiedendo la carità per Forza Italia, che c'ha il bilancio in rosso, è fallita. Mi dà qualcosa? Non credo che è fallita. È tecnicamente fallita. Chiedono un obolo, oggi ve lo chiedono all'entrata. Non credo. Sì! Ah. A me lo dà, lo porto io a Berlusconi. C'ha bisogno, Perché io sto a chiedere la carità per Forza Italia. No, non è una mano. La mano tesa. Sto a chiedere la carità per il bilancio di Forza Italia, che è quasi fallita. Tengo anch'io. Abbiamo fatto i conti oggi. Rotondi, io sono qui. No, non è la mano questa. Io sto chiedendo la carità per Forza Italia, perché ho letto il bilancio. E ho visto che bisogna dare una mano. Vorrei deste una mano anche a me, perché Forza Italia e la DC cosiddetta di Rotondi avevano gestioni separate, garantite da due fideiussioni. Forza Tutto Italia di Berlusconi. La DC di Rotondi. Vi do una notizia in esclusiva. Le fideiussioni di Rotondi sono state escusse dalle banche luglio 2014. E come facciamo? Quelle di Berlusconi non ancora. E come facciamo con le fideiussioni escusse? Mi sa che dovete chiedere la carità anche per Allora la chiediamo per Rotondi. Fate la carità a Rotondi. A tutti. Io sto chiedendo la carità per Forza Italia, perché ho visto il bilancio. Guarda, diciamo che la carità. Ho visto il bilancio. Piano piano sarà per tutti i partiti. Un po' tutti ne hanno bisogno, ma Forza Italia sta male. Parecchio, Niente carità. Ho letto il bilancio di Forza Italia, ho detto bisogna dare una mano. Giusto, ci dà una mano? Io ho già dato. Ha già dato? Io ho già dato. Tutti dicono così, però si lamentano che invece ricevono poco dai parlamentari. Ci dà qualcosa anche lei? Ma io certo, di sicuro. Sto raccogliendo per voi. Grazie allora. Arrivederci. Io sto chiedendo la carità per Forza Italia, Malan. Qualche spicciolo. Altro che spiccioli, io se faccio il conto c'è, di quello c'è che la Rossi che se non mi si butta giù da... Mi ci potevo comprare una villa, mi si poteva comprare. Ma qui ci sono ancora le fideiussioni di Berlusconi, ma prima o poi con questo ritmo non bastano più manco quelle, quindi... Infatti noi speriamo che qualcuno dei nostri elettori firmi il 2 per 1000, perché sennò c'è il rischio che con questa legge abbiamo abolito il finanziamento al nostro partito e basta. Ma non è che fate sempre un po' harakiri? No. Baldelli è pieno di soldi. Io sto chiedendo la carità per Forza Italia, ho visto il bilancio. E allora qua, siccome io sono Forza Italia, quando hai raccolto abbastanza soldi, vienimi a trovare così almeno mi offri un caffè.